Ben ritrovati da Fabio Sinatti e Valdemaro Palomi. Ecco, quest'oggi parliamo della corsa itinerante di Montepulciano, una gara che si è inserita nel circuito del Grand Prix, che oramai è diventato, diciamo, extraprovinciale, non soltanto per la provincia d'Arezzo, ma anche Siena, Perugia e Firenze si sono aggregati a questo nostro circuito. Vuol dire che il nostro Grand Prix è strutturato in una maniera che fa un po', diciamo, fa un po' gola, diciamo, e le gare podistiche che vengono svolte nelle zone limitrofe o province limitrofe ad Arezzo, vengano volentieri a fare qualche gara inserita nel nostro Grand Prix, proprio per il fatto che la struttura è abbastanza valida e loro vogliono provare a vedere se la cosa funziona ancora meglio. Ecco, intanto che siamo partiti con il settore giovanile, non particolarmente numerosi, però agguerriti, diciamo, un po' tutti i partecipanti. Hanno vinto Begattini Asia della Sega Futura davanti ad Antonio Di Rene della Podistica Il Campino per quanto riguarda i primi passi, Valerani Lorenzo della Podistica Il Campino in campo maschile, poi ancora Alice Bianciardi della Podistica Il Campino, Ghezzi Alessio sempre della stessa società davanti a Volpi Jacopo, Bardelli Amedeo, Martino Alessio e Bacconi Lorenzo. Poi qui vediamo ancora l'arrivo di altri atleti, poi Vanessa Baldi nella categoria sorgenti davanti a Broci Erika, Valerani Matteo che abbiamo visto in precedenza davanti a Refi Francesco, qui giunto al traguardo, Cicerone Giada che poi ha fatto la gara invece un pochino più lunga in questo caso mentre gli adulti partecipavano, Broci Viola, Cipriani Alice e poi per quanto riguarda i cadetti e allievi Baldi Leonardo davanti a Cipriani Federico e Fakar Mohamed e poi Messina Vincenzo della Polisportiva Chianciano, Capacci Elisa della Visi di Foiano e Checcaccia Alessandro. Ecco, qui poi siamo al preludio, diciamo, prima della partenza, direi una gara particolarmente partecipata, circa 400 atleti fra competitivi e non competitivi, sicuramente molto soddisfatti la polisportiva, la Chianina Running con Nofroni Massimiliano che ha voluto ricordare proprio la madre, quindi il trofeo memoria Anna Maria Rossi che ha onorato questa settima edizione quest'anno con la particolarità proprio di inserirla nel circuito del Grand Prix, quindi gara agonistica rispetto alle altre manifestazioni che invece erano non competitive. Sì, tornando un passo indietro volevo dire che per quanto riguarda il settore giovanile sicuramente se vogliono ripetere questo tipo di manifestazione c'è da lavorarci un po' nel settore giovanile perché come diciamo percorso e under e under su una strada che è frequentata da podisti che si stanno facendo riscaldamento non è delle più congeniali, diciamo, e anche per la sicurezza soprattutto. Per quanto riguarda invece la gara podistica degli amatori, qui c'è da lavorare molto di parole per quanto riguarda la quantità della partecipazione, la qualità, ci stavo arrivando infatti e anche del percorso, è un bel percorso, diciamo tutto pianeggiante tranne che uno strappettino, però è un percorso pianeggiante, veloce, chi vuol far ritmo, come qualcuno ha detto, la sta preparando per fare la mezza di Ostia, insomma la Roma Ostia, anziché... Ci può stare. Ecco, qui siamo insomma, alle fasi iniziali della competizione, già vediamo i protagonisti che poi saranno della gara con Cristian Taras a condurre la gara, tallonato lì da Attilio Niola che chiaramente era il protagonista, diciamo, favorito anche alla vigilia, poi Malvin Metius che è andato molto forte, poi dietro Lorenzo Rossi, questi quattro già cominciano dopo pochi chilometri ad allungare e a staccare un po' gli più diretti avversari. Diciamo subito dopo il primo chilometro abbiamo visto che Cristian Taras si è affiancato in testa Attilio Niola con Diarro Rossi e poi quell'altro è Malvin. Lì si è visto subito la semplicità, la facilità di una persona che ormai non ci sono più aggettivi per qualificarlo dal mio punto di vista, perché non è quest'anno, sono ormai 3 o 4 anni che lui dove si cementa o è vincitore, basta guardare dalle corse podistiche in primavera alle campestre
e poi quando si dedica al Bravio delle Botti a Montepulciano, anche lì o vince oppure vince, insomma, ecco. No, è un soggetto molto grintoso e molto tenace, quindi qui vediamo intanto la Bilardinelli Roberta, che aveva staccato la più diretta avversaria, in questo caso qui aveva alle sue spalle, diciamo, la compaesana Francesca Scarselli, però distanziata già fin dalle prime battute, poi la lotta fra Municchi e Barneschi per quanto riguarda la terza piazza. Ecco, direi che già il ritmo, ma anche il percorso un po' diaioso, che ha un po' per qualcuno creato qualche piccola difficoltà, però sicuramente una gara molto combattuta sia in campo maschile che in campo femminile, non tanto per la prima piazza ma per le posizioni di rincalzo, sicuramente sì. Quindi intanto vediamo la passaggio anche di Municchi, dell'atleta della Wisp Abbadia San Salvatore, che era in questo momento qui al terzo posto, mentre la Barneschi era ancora più indietro. Poi dopo, nel proseguo della gara, ovviamente si modificano un po' le assetti. Ecco, vediamo addirittura la Scarselli, quindi Scarselli era terza in questa posizione e seconda la Municchi, ma i distacchi erano già abbastanza netti, sì, molto, sì, molto ampi. Sì, infatti. Qui vediamo la Furlani, poi la Tiberi, insieme alla Crimini, insomma, anche tutte queste le atlete che poi dietro, cioè, lavoravano per dosare le forze in funzione, diciamo, dell'arrivo. Qui con calma parte la Barneschi come al solito, poi dopo si ripresenta diciamo agguerrita negli ultimi chilometri, visto che la gara era 14 chilometri, quindi non era una gara di, diciamo, di breve distanza. No, 14 chilometri per come siamo abituati è una gara abbastanza lunghina per quanto riguarda le ultime, diciamo, le ultime manifestazioni, almeno da qualche decennio a questa parte. Però io, anzi, a proposito, c'è quella di Siena, che non mi sfugge il nome, la Sassi Antonella, ha qualche annetto e voglio fargli i complimenti per come si comporta, vedo che ancora ne mette in fila tante, insomma, ecco. Sì. Per quanto riguarda quest'anno è passata la Lacrimini nella sua categoria, quindi è costretta ad essere subalterna, insomma, a spingere un po' di più. Per quanto riguarda le prime posizioni, beh, chi segue un pochino il podismo non è una sorpresa, insomma, e soprattutto anche per noi, Rossi e Leonardo, si chiama Leonardo? Lorenzo. Non è ormai una sorpresa, anche se sono solo un paio di anni, tre, che ha cominciato a correre, tenere il passo di Attilio Niola non è una cosa semplice, però è stato lì insieme a Cristian Taras fino agli ultimi 2-3 chilometri, poi a 3 chilometri dall'arrivo ha cominciato a allungare e l'ha lasciato lì. Cristian Taras non è l'ultimo arrivato, è vero che ha oltre 40 anni, insomma, a 40 anni più o meno. Sì. No, comunque direi che la gara si è svolta regolarmente con un ritmo, ecco, molto vivace. Qui vediamo proprio Niola che ha staccato gli avversari, più che altro, come sentiremo poi nell'intervista, l'ha fatto per dosare le sue condizioni, quindi in funzione sia della Roma Ostia, ma soprattutto anche in funzione di domenica prossima per i campionati di società di corsa campestre, dove avremo, diciamo, sia Cristian Taras che Lorenzo Rossi e poi il Calile, che fra l'altro ricordiamo è giunto quarto alla mezza maratona di Terni, quindi la mezza maratona di San Valentino a Terni con 1:11:40. Quindi diciamo che abbiamo questi tre atleti forti, ma dietro anche loro ci sarà Simone Lanzi, Alessandro Annetti, poi abbiamo visto anche Lorenzo Martinelli, che stanno viaggiando molto forte. Quindi, insomma, la squadra dovrebbe essere composta positivamente per poter mantenere quel podio che ha mantenuto a Bucine. Quindi speriamo che non ci siano delle defaianze particolari, ma insomma, ecco, se anche il Calille si ponesse in condizioni, come sembra attualmente, positive, questo ci potrebbe permettere veramente di mantenere questa posizione. Intanto qui vediamo il passaggio anche della Bilardinelli, che, come dicevamo, ha preso proprio il volo e quindi l'abbiamo segnalata proprio come soggetto che sembra inarrestabile, almeno in questo periodo, in queste prime gare dell'anno. Non ce n'è per nessuno, quando c'è lei, almeno nella nostra zona, è la più forte in assoluto, questo sicuramente, indubbiamente. E ho visto quel ragazzino giovane che mi sfugge il nome, Lorenzo Martinelli. Questo Martinelli ha fatto una bella prestazione, che si è arrivato quarto, credo. Non lo conoscevo. Per quanto riguarda Yassin e Khalil, lui come forma fisica è quasi sempre in forma, perché
è longiligno, leggero, insomma, riesce a mantenere una bella forma. Soprattutto deve cercare di mantenere la concentrazione di testa. Quello è un problema di testa, perché lui è abituato soprattutto a vincere. E quando non vince, che vede che la situazione si mette critica, forse non riesce a mantenere A livello mentale probabilmente lo potrebbe un pochino danneggiare, però ora comincia a essere più maturo, anche lui comincia a imparare a correre anche con atleti di un certo livello, quindi sa che non può più essere al limite protagonista assoluto, ma esatto, che può combattere comunque sia con gli altri, quindi non è da meno, ma neanche, diciamo, ecco, da essere l'assoluto protagonista. Pertanto speriamo veramente che riesca a fare un grande risultato domenica prossima, ci sarebbero tutte le condizioni anche per il percorso per tutti e tre. Sicuramente Attilio lo vediamo particolarmente in forma in un percorso di quel genere lì, molto nervoso, molto vario, potrebbe ancora dare di più rispetto a quello che sono le sue normali potenzialità con una gara in questa maniera, che sì, va sul ritmo, però probabilmente se ci fosse stato qualche salitella in più questo lo avrebbe ancora di più avvantaggiato, certo. E avrebbe staccato ancora di più forse gli avversari. Sì, perché Attilio è un atleta potente, forte, diciamo, e nel ritmo forse ci va un po' meno, ecco, se lui c'è dei saliscendi come effettivamente è il percorso di Empoli, beh, gli si addice molto, insomma, quel percorso, ecco, meglio quello che altri percorsi. Ecco, tornando un pochino alla gara invece qui di Montepulciano, che quest'anno è stata creata soprattutto da Massimiliano Nofrone, che l'ha voluta fortemente inserire nel circuito del Grand Prix, cambiando totalmente la mentalità forse anche della provincia di Siena. Ecco, quindi diciamo anche in questo caso qui poi abbiamo questo gruppo di Norcia che poi faremo vedere, a cui è stato donato, diciamo, 1000 euro da parte proprio della Chianina per questa loro presenza qui, quindi per dare un supporto anche minimo, anche se pur minimo, diciamo, alle difficoltà che ci sono in quella zona dell'Umbria martoriata, diciamo, dal recente terremoto. Quindi vedremo un po' quello che potrà riuscire a fare, le abbiamo invitate anche noi in occasione delle nostre manifestazioni, vedremo se ci sarà questa condizione per poterli far raggiungere la nostra località. Ecco, dicevamo che Nofrone Massimiliano si è dato da fare tantissimo, quindi è riuscito a realizzare una premiazione che a Siena non si verificavano molto spesso, anzi è un'anomalia per molti versi. Pertanto è rimasto estremamente soddisfatto lui e tutta la compagine della società. Ecco, qui torniamo invece alla presenza di Attilio Nirola in tracciato, questo qui è un tracciato puramente proprio campagnolo, vedete già gli stacchi cominciano a essere acquisiti, qui siamo a pochi chilometri diciamo dal traguardo, già sembra delineata la posizione dei primi tre con Attilio Nirola, poi Lorenzo Rossi e Cristian Taras, poi ecco vediamo Matteo Paganelli al quarto posto, poi ecco Alessandro Paganelli, poi Alessandro Annetti, poi abbiamo Fatichenti, mentre è sfuggito diciamo la presenza di Lorenzo Martinelli, che era al quarto posto in quella occasione lì. Qui intanto vediamo anche Satigliano, Matius e poi qui Ragazzini Giacomo, che è andato molto bene. Fra l'altro nella classifica del Grand Prix, che è stata già aggiornata, che si può vedere su podismo.tv, vediamo in testa Refi Mirko davanti a Ragazzini e a Stefano Sinatti, questi sono i primi tre piazzamenti in campo maschile, mentre in campo femminile Belardinelli su Barneschi e su Lacrimini, questi dovrebbero essere, e su Nicoletta Sanarelli. Per quanto riguarda, tornando al discorso della primazione, ecco, vediamo che l'arrivo di Attilio Nirola molto in spinta, tranquillo, pacifico, quindi lo vediamo veramente in condizioni ottime, ma direi in spinta molto bene anche Lorenzo Rossi, che fra l'altro che ha fatto anche delle prove in pista e si dedicherà quest'anno proprio particolarmente anche alla pista, quindi sarà un personaggio da controllare, da verificare, perché sarà margini ampissimi di miglioramento. Sicuramente qui ha staccato di molto Cristian Taras, sì. Quarto posto, dicevamo, Lorenzo Martinelli, che sta crescendo, giovane atleta, insomma, ecco, che si è messo in evidenza insieme a Malvin Metius e poi Paganelli Matteo. Qui stanno succedendo, diciamo, un po' gli arrivi dei vari concorrenti. Ecco, dicevamo. Io stavo dicendo delle premiazioni di questa gara. Beh, la premiazione riguarda soprattutto quelli che rientrano, oltre che il premio di partecipazione, quello che rientrano nella premiazione di categoria, che coinvolge una certa parte di persone. Mentre invece voglio dire, congratularmi con Massimiliano,
per quello che riguarda tutti gli atleti. Ha fatto un ristoro da mille una notte. Certo. E ecco, è questo che va soprattutto sottolineato, oltre che la premiazione. Insomma. Esatto, quindi questa è una caratteristica che sempre ha avuto Massimiliano lì, avendo anche ristoranti da Renato, che è il suo, diciamo così, e che poi ha, diciamo, ha messo a tavola circa 180 persone, nonostante un abbondantissimo ristoro che era stato fornito a tutti i concorrenti. Insomma, che è poco congeniale un ristoro in quel modo, ciò nonostante. È la loro filosofia. Certo, quindi... perfetto, perfetto, buono. Qui intanto vediamo Rizzetti e Stefano, che fra l'altro insieme a Stefano Sinatti e a Alessandro Fatichenti parteciperanno sabato prossimo ai campionati italiani Indoor Master di Ancona, quindi vedremo un po', mentre domenica ricordiamo ovviamente la grande manifestazione di corsa campestre che si disputerà a Empoli, dove, come abbiamo detto, i portacolori della Polisportiva Policiano cercheranno in tutti i modi di poter mantenere questo podio delle prime tre società toscane, che sarebbe veramente una cosa eccezionale, considerando che sono tutti atleti, diciamo, della nostra zona, nel nostro diciamo circondario, e quindi questo ci fa onore, ma al tempo stesso fa onore a questi ragazzi che danno vivacità alla società, diciamo, aretina. Purtroppo noi non abbiamo liquidità per potersi mantenere uno di colore che magari porta in alto l'onore di quella società, però purtroppo noi abbiamo, cioè, il merito di avere tutti i ragazzi della nostra provincia o zona limitrofe, insomma, ecco. No, che poi danno veramente vivacità e soprattutto tenacia, insomma, ecco. Qui intanto vediamo l'arrivo anche della Roberta Bellardinelli, che veramente anche lei sta andando fortissima, non è più giovanissima, ma riesce a raggiungere sempre dei risultati importanti in campo femminile, sia anche a livello, oltre che a livello locale, ma anche a livello regionale. Quindi gli va dato atto anche per questa sua tenacia e grinta che è sicuramente indiscussa, che poi non ha 20 anni o 25 o 30, insomma, ecco, poi ha iniziato da poco tempo e già età inoltrata, diciamo, per quanto riguarda un atleta, insomma, un po' inconsueto, ecco. Ecco, dobbiamo dire anche sempre di questa manifestazione che quest'anno, essendo stata inserita nel circuito del Grand Prix, è cambiato anche un pochino la filosofia, l'arrivo, l'impostazione, insomma, quindi una manina diversa si è vista e sicuramente è stata apprezzata molto dagli organizzatori, perché questo sicuramente migliorerà un po' anche la loro immagine anche in campo diciamo provinciale e non soltanto. Dicevamo la presenza degli amici di Norcia, che erano presenti con 46-47 atleti, quindi veramente un bel numero di partecipanti, per dimostrare più che altro la vicinanza anche con la località, diciamo, di Siena, che, in cui Montepulciano li ha ospitati in maniera molto generosa. Dicevamo questa presenza anche organizzativa in cui il Grand Prix si è inserito, ma sicuramente ha dato un vantaggio in più anche alla competizione, e soprattutto far conoscere anche nel senese, visto che è un pochino, a volte è una città un pochino chiusa anche sotto certi aspetti organizzativi, quindi all'interno della città, esatto, intendiamoci, mantenendo, diciamo, un po' una linea abbastanza rigida anche su certe posizioni di classifiche, di premiazioni e quant'altro, quindi questo fa aprire un po' anche la mentalità, e quindi questo sicuramente può aiutare molto anche gli altri, prendendone spunto. È chiaro che un'organizzazione in questa maniera ha un costo un pochino più alto rispetto a quello che fanno solitamente, ma sicuramente anche un'immagine completamente diversa rispetto a quello che ha solitamente. Una cosa è certa, l'impegno ci mettono tanto, e voglia di imparare da coloro che ormai sono anni che organizzano queste cose, beh, questo gli fa onore soprattutto. Per quanto riguarda il tuo discorso, si trova questo conservatorismo, e soprattutto all'interno di Siena, dentro le mura di Siena, ecco, proprio nella vecchia città, ma nelle zone limitrofe stanno un pochino cambiando, sì, stanno cambiando di molto, sì, certo, sì, sì. Certo, e questo ci fa estremamente piacere, anche perché qui sono riusciti a portare tanti atleti della provincia di Arezzo, della provincia di Perugia e anche di Firenze, che probabilmente nelle occasioni precedenti non avrebbero avuto così numericamente elevato. Se poi si guarda anche la corsa di Sinalunga, ecco, intanto andiamo al podio dei primi tre assoluti con Nofroni Massimiliano presente lì, che chiaramente è stato un po' l'organizzatore principe di questa competizione,
e questo gli fa onore, insomma, gli fa, ecco, perché lui si è appoggiato un po' a tutti. Qui vediamo proprio la consegna, e adesso vi lascio le interviste che abbiamo realizzato subito dopo la gara con i protagonisti della competizione. Ci ritroviamo la prossima settimana con chiaramente il cross, corsa campestre di Empoli, grande, sperando di avere un grande risultato. Ma è un bel percorso, anche, mi piace anche correre nell'erba, c'era lungo il grottone, quindi sono contento. Un po' di fango in un punto, si slittava un pochino, mi piace tanto. No, vedo che stai lottando comunque abbastanza bene rispetto a qualche tempo fa, dove avevi maggiori acciacchi, adesso stai andando molto meglio. Sì, salvo problemi di salute che ho avuto negli anni passati. Vediamo un pochino, anche con i discorsi del lavoro sono parecchio impegnato, quindi ultimamente da primi di dicembre, per una volta a settimana, posso legare. Quindi mi sembra di fare anche troppo. E insieme a Cristian Tassi avete fatto un po' la gara 6, mentre io l'ho fatto la gara 3 molto bene. No, piglio un altro passo, non sono riuscito nemmeno ad andare dietro, perché sennò sarei bruciato tutta la seconda parte di gara. E sono rimasto con Cristian, poi alla fine ho spinto e niente, è andata bene. E non me lo aspettavo sinceramente, quindi sono contento. Aspettare qualcosa di meglio oppure è andata bene così? No, è andata benissimo, ormai basta arrivare. Come no, se sei napolista, sei te, com'era la gara da loro, te la conoscevi già questa gara? No, la gara è una delle più facili che c'è qui intorno, che è quasi tutta pianura, però vabbè, l'anni passano, si fa perché si fa. Gara molto tirata, ma direi anche molto accreditata con la presenza di diversi territori. Sì, c'era un buon livello questa mattina e dai, mi reputo soddisfatto della prova fatta. Intanto speriamo che le gare un po' più lunghe. Ecco, te predici però, direi 14 giorni in una gara pesca di senso, infatti hanno detto c'è anche un po' di salita, non tanta, però te forse preferi più salite? Sì, diciamo che in salita andrò un po' più meglio, però vabbè, anche queste gare fanno bene. Ecco, sicuramente servono anche per la gamba, servono per avere ritmi un pochino più sostenuti. Sì, soprattutto in vista di qualche mezza che andrò a fare. È una gara molto bella, molto dove si poteva fare anche un buon ritmo. La preparazione sicuramente manca, la voglia di allenarsi manca, quindi si prende quello che viene. Comunque diciamo che è stata una preparazione adeguata, qui abbiamo dei personaggi come Attilio Nicola, come anche Lorenzo Rossi, che sono andati molto proprio. Ma io diciamo che anche nei tratti più lunghi Attilio non lo vedevo proprio, mentre gli altri riuscivo a vederli come Lorenzo e Cristian, Attilio veramente ha fatto gara per conto suo fin dai primi chilometri. Stanno entrando piano piano nei tuoi panni, diciamo così, oppure ancora sempre lì? Ah, diciamo che sto trovando in condizioni che a fine 2016 avevo fatto il primo anno, le prestazioni, poi ho avuto un periodo di calo, ma ora è normale, sto facendo una preparazione regionale con i campestri, poi il campestri non è il mio periodo preferito, infatti non è che ho fatto una grandissima gara per la Viva. E oggi invece mi sono difeso bene. Infatti gli ultimi 3 chilometri quando ho perso un tratto Lorenzo, che comunque gli faccio un momento, ho fatto una gara. L'entrata serata c'era un po' di consagno, io penso un po' di carino, però insomma alla fine è un buon risultato, perché arrivare terzo comunque ho messo anche dietro gli atleti, vabbè, è il motivo di soddisfazione. Ecco, tra l'altro perché è una gara proprio che ha dato un po' su ritmo, poi è una gara direi abbastanza quotata, la presenza anche di atleti importanti, insomma, che in tutto sommato queste condizioni qui non è che vengono perché davanti c'è nessuno, perché capisci che dietro non c'è nessuno. No, infatti, no, niente a caso, infatti ho detto che mio Attilio comunque ora è di un altro livello, quindi dopo ho fatto assolare, è andato via dopo 3-4 chilometri e ho cercato di finire insieme a Lorenzo, ma anche dietro comunque c'era Martinelli, anche Alessandro Ametti, anche se ora si vede un po' di tante condizioni, Malvin, insomma, ragazzi comunque sono anche più giovani di me, io alla fine inizio a avere 40 anni, non è che mi lamento, perché comunque riesco sempre a tenere una buona condizione, però chiaramente i giovani poi dopo più avvantaggiati, recupera meglio, insomma, tanti fattori incidono. Direi che stai andando fortissimo, a un periodo particolarmente positivo. No, il periodo che sto forzando parecchio è questo qui. Alcune gare che ho fatto stanno venendo abbastanza bene. Stiamo lavorando bene con puro sangue.
vedremo altre gare davanti, anzi ora vedremo Empoli come andiamo. Ecco, fra l'altro sto notando che sta andando molto bene, quindi domenica Empoli, una gara nervosa, impegnativa come quella, probabilmente se hai queste condizioni potresti veramente stupire molti soggetti. Il percorso, come mi hanno detto, non è facile, è parecchio impegnativo, anche abbastanza, però il Poliziano è sempre lì. Ecco, la gara di oggi, abbiamo visto probabilmente fin dalle primissime battute, sei andato forte, hai staccato subito anche i tuoi compagni di avventura, ormai voglio fare un ritmo a sé stante. Diciamo che questa era una gara per provare un pochettino come il percorso della Roma Ostia, se no io la facevo insieme ai miei amici, era per tirarlo più.